Salve a tutti cari ragazzi, io sono Lorenzo. Ed io sono Luca e questo è un nuovo episodio di Pod of View. E siamo finalmente tornati dalla pausa. Sì, no, finalmente siamo tornati dopo belle ferie, belle corpose. Cosa hai fatto di bello? Sono stato al mare 3 giorni e basta. E le altre settimane le sto passando a casa. Beh, dai, io neanche quei 3 giorni di mare mi sono fatto 3 giorni di divano, tutta vita. Pam. E comunque questa cosa ci accomuna fondamentalmente, perché converrai con me che durante le ferie si presentano i parenti più incredibili e gente mai conosciuta a casa che vuole mangiare, vuole pranzare con te. E magari vuole anche dormire in casa tua, perché capita anche questo. Sta di fatto che durante questi pranzi magici si accende la televisione, si mette in sottofondo e cosa ti passano? Dai, di solito a ora di pranzo, telegiornali e quelle cose. O a meno che non finisci in qualche canale dove ci sono film e allora lì appare il dramma, perché di solito a Ferragosto c'è solo un tipo di film, i film erotici. Sì, esatto. Cioè, che poi è il peggior film da far vedere durante un pranzo con parenti sconosciuti. Cioè, siamo a livello delle pubblicità contro la diarrea. Sì, esatto. Cioè, ti metti lì tranquillo a mangiare con tutti i parenti. Oh, quant'è che non ci si vede? Ah, ma sono tipo 20 anni. Ma io ti ho mai conosciuto? Ma veramente no. E intanto in televisione c'è Lino Banfi che si sfrega le mani guardando il culo a Gloria Guida. Sì, praticamente la situazione è stata questa realmente per tutti e due. Ed è qui che è nata l'idea per questo episodio. Oggi siamo qua a parlarvi un po' del... come possiamo definirlo? Bella domanda. L'ho definito io nella scaletta l'episodio zozzo. Penso come episodio zozzo sia una definizione perfetta. Sì, diciamo che è un'ottima definizione. Con questo incipit io mi chiedo una cosa. Ma perché durante le ferie di Ferragosto fanno vedere la commedia sexy all'italiana in televisione? Qual è il motivo? Ma non, in realtà non è solo una cosa delle ferie o comunque di Ferragosto. I miei accendono la televisione molto spesso e molto spesso ci trovo questo tipo di film. Quindi le cose sono due: o hanno finito i film da trasmettere, cosa abbastanza possibile, ma credo anche abbastanza improbabile, oppure è effettivamente un tipo di film che ha preso molto piede in Italia, o comunque è stato rivalutato forse, e che quindi viene trasmesso senza sosta perché fa share, perché fa audience e perché la gente effettivamente li guarda. No, no, probabilmente questo tipo di film riesce ancora a attirare parecchio pubblico. In fin dei conti sono film leggeri, divertenti e con un po' di tette di culi che mai fanno male. Certo, sono quel tipo di film che si avvicina quasi molto in alcuni casi ai porno, però non hanno effettivamente nulla di pornografico, riescono a mantenere il giusto equilibrio, possono andare tranquillamente in televisione e comunque attirano. Certo, durante i pranzi con i parenti sono un po' inappropriati. Poi dipende anche da parenti. Giustamente, però come dicevamo prima, questa è stata un po' la scintilla che ha dato origine a questo episodio, perché abbiamo tirato un parallelismo nelle nostre teste malate tra la commedia erotica all'italiana e quello che è il fanservice, per esempio in videogiochi, manga, anime, serie tv, film, eccetera. In pratica siamo riusciti a unire il mondo della commedia erotica italiana e il mondo nerd, ed incredibilmente l'abbiamo fatto anche con un ponte bello largo. Ma prima di iniziare a parlare delle zozzerie, calmiamo un po' l'ormone e facciamo il nostro solito momento spam. Vi invitiamo come al solito ad iscrivervi al nostro canale, di lasciarci un mi piace ed un commento sotto questo video e anche ad attivare la campanellina delle notifiche per sapere quando uscirà un nuovo episodio del nostro podcast. Inoltre vi invito a seguirci sia su Facebook che su Instagram, dove pubblichiamo piccoli spoiler, piccole chicche dietro le quinte e cose varie. Tornando a noi, qual è la cosa che accomuna la commedia sexy all'italiana e il mondo nerd? Il fanservice, cioè tutto quell'aspetto di vedo non vedo, qualche volta anche vedo parecchio, che in certi casi si vede parecchio, di sessualità, tanto femminile che anche maschile, ci sono anche quegli esempi, che appunto in entrambi i mondi esistono ed attirano pubblico. E attira pubblico non solo per quanto riguarda la sfera sessuale, la sfera erotica, ma anche per semplicemente per il divertimento, perché intrattiene. Capito, no? Lo stacco sulla coscia, la mutandina al vento, la puppa di fuori, per dire. Cioè, diciamo, aggiunge anche un po' a quella che è l'esperienza del media che si sta fruendo. Sì, no, sono d'accordo con te. Che poi, tra l'altro, questa cosa è anche la base su cui si fonda il burlesque. Il burlesque, non so se tu hai mai assistito a uno spettacolo. No,
mai? È praticamente questo spogliarello, ma non è il punto focale lo spogliarello, ma è la parte divertente di esso. Cioè il travestimento, la movenza, anche in alcuni casi ci sono proprio anche momenti comici all'interno. E diciamo che oltre a risvegliarti i sensi, punta più che altro a farti divertire, a farti passare quel quarto d'ora, quei 20 minuti in allegria. Rimanendo in ambito di sessualità ma che intrattiene, ho di recente visto un anime molto carino, tra l'altro, che te lo consiglio se non l'hai visto, che è Ishuzuku Reviewers. Probabilmente l'ho pronunciato malissimo, però per chi non lo conosce è questo anime ambientato in questo mondo fantasy molto stereotipato, anzi quasi parodistico a questo punto, e seguiamo le vicende di questi avventurieri che però invece di andare a fare battaglie epiche contro il cattivo di turno vanno a donne, vanno nei bordelli e li recensiscono. Guarda, come disse un amico mio, è sostanzialmente la versione cartone animato di Escort Advisor. Cioè praticamente hai consigli sulle donnine, è una cosa incredibile. Però effettivamente, al di là di questa cosa sessuale, è molto divertente. E vediamo in questo anime come si gioca molto sul filo sottile che lega erotismo e pornografia, senza mai andare oltre, appunto, nel mondo del porno, ma rimanendo sempre sul limite, ma facendolo con garbo, con estremo divertimento inoltre. È una serie molto divertente, molto comica, ci sono un sacco di battute, di scenette divertenti, e funziona da Dio. E oltretutto adesso ti dirò una cosa divertente su Ishuzuku Reviewers. Questo anime fu comprato quando uscì dalla Funimation per doppiarlo, per metterci sottotitoli, per adattarlo fondamentalmente. Il problema è che non sapevano che fosse un hentai barra ecchi. Ah ok, hanno preso il prodotto a scatola chiusa? Praticamente sì, perché la gente su MyAnimeList aveva iniziato a votarlo come 10 su 10, 10 su 10, 9 su 10, voti altissimi comunque, e la casa produttrice si è fatta ingannare. Vada, vabbè, è una cosa meravigliosa sta storia. Complimenti a loro che hanno comprato un prodotto a caso, senza sapere quello che tratta, incredibilmente ci hanno fatto i soldi uguali. E invece no, perché mi sa che poi non l'hanno adattato più. Vabbè, ok, allora un mega rip per i puttanieri, insomma. E qui l'episodio prende una piega un pochino più dark, un pochino più scura, perché il motivo per cui questo tipo di intrattenimento è così tanto apprezzato, specialmente in Giappone, è perché il Giappone, proprio statisticamente, è un paese sessualmente represso. Sì, perché, tra l'altro, da uno studio recente, non si fa più sesso, si è scoperto. Cioè, i giovani non hanno più rapporti sessuali tra di loro. Perché? Perché la loro cultura li obbliga quasi a evitarli. Diciamo che c'è una sorta di blocco mentale nella cultura giapponese verso la sessualità. E per questo il giapponese medio cerca uno sfogo e lo trova appunto nell'eroticità, nei manga, negli anime, nei videogiochi, che risulta forse l'unica isola salva per loro. Sì, e questo è anche il motivo per cui i doujinshi sono così tanto apprezzati e sono così tanto venduti. Tu sai cosa sono i doujinshi? Sì, ok, io lo so, però fai uno spiegone ai nostri ascoltatori che magari c'è chi non sa cosa siano. Ok, letteralmente un doujinshi è un manga creato da un fan che va a riprendere una serie già esistente. Quindi, per farti un esempio, Dragon Ball F, quello è un doujinshi. Approssimando anche Boruto, per esempio, il sequel di Naruto potrebbe essere quasi considerato doujinshi, perché si rifà alla serie originale ma è fatta da un altro autore. E quindi voi vi direte, ma perché i manga fatti dai fan, i doujinshi, sono entrati in questa rubrica? Ve lo dico io. Perché la maggior parte di questi doujinshi sono parodie porno di queste serie magari più famose. Sì, a me vengono in mente tanti esempi al riguardo. Mi ricordo i vari Sailor Moon, Dragon Ball, Naruto, ma anche cose più recenti, My Hero Academia, ma anche l'Attacco dei Giganti addirittura, con della roba veramente brutta, tra l'altro, perché vedere i giganti fare quelle cose lì non è divertente. Specialmente perché in teoria non hanno i genitali. Esatto, però esistono. Vorrei ricordarti Kamea Sutra. Oh, vabbè, quello è ormai un pezzo di storia. Vabbè, questo comunque per farvi capire che non è una cosa nuova degli ultimi anni, ma è una cosa che si protrae da un sacco di tempo. Sì, no, effettivamente sono molti anni che si assiste a questa cosa. E appunto, perché la fanno? Per sfogarsi. E qual è il miglior modo per sfogarsi in questo settore? Prendendosela, tra virgolette, con i loro eroi d'infanzia. Infatti non troppo tempo fa avevo letto uno studio che spiegava del perché sono nate queste parodie porno, ma anche del perché sono così apprezzate. Perché in un paese sessualmente represso come è il Giappone si tende
a sessualizzare qualsiasi cosa. Ma io credo che la questione degli eroi d'infanzia sia anche legata un po' all'aspetto freudiano della cosa. Cioè, è l'imprinting che hai tu da bambino verso certi personaggi che rimangono a vita nella tua mente e nel tuo cuore, e con la repressione sessuale che esiste in quella terra li porta a estremizzarli e a vederli anche sotto l'aspetto erotico e sessuale. Poi non so quanto sia effettivamente vero quello che dico io, non ho studiato la cosa, però credo che di esserci andato perlomeno vicino. Anzi, fateci sapere cosa ne sapete nei commenti di questa tendenza, e anche magari se leggete doujinshi, se vi piacciono, non so. Sì, che poi magari tra quelli che ci scriveranno nei commenti c'è gente più informata di noi al riguardo e magari ci spiega proprio a livello psicologico perché avviene questa cosa. Sarebbe interessante. Che poi l'idea dei doujinshi mi ricorda molto le parodie porno che abbiamo noi in Occidente. Tutte quelle cose assurde tipo banana meccanica, cioè titoli incredibili. Biancaneve sotto ai nani. Esatto, sì. Presso a poco hanno lo stesso funzionamento. L'unica differenza tra le due è che ovviamente nei doujinshi si punta principalmente al personaggio irreale, al personaggio del cartone animato, del fumetto, mentre in queste parodie erotiche, pornografiche che abbiamo in Occidente si punta ovviamente all'essere umano vero e proprio, in carne, al personaggio del film o addirittura a attori veri. Vabbè, è comunque anche diverso il media, cioè i doujinshi e anche gli altri vari hentai di cui poi andremo a parlare sono manga, quindi sono fumetti cartacei o comunque digitali. Stessa cosa per gli anime, sono cartoni animati, e qui verrò fucilato. Gli anime sono cartoni animati, non mi rompete il cazzo. E invece per quanto riguarda la parodia porno all'americana, diciamo, ma anche in realtà comunque occidentale, come dicevi bene tu prima, tende ad utilizzare attori in carne ed ossa per le sue produzioni, vuoi per una questione di budget, perché chiaramente costa meno probabilmente produrre un film con attori in carne e ossa che rispetto a disegnare zuc zuc frame per frame. Sì, e anche perché appunto c'è meno repressione dalla nostra parte e molto più filo diretto verso la sessualità rispetto a quello che c'è in Oriente. Che poi, tra l'altro, piccola parentesi, ci sono alcune parodie pornografiche che sono state dei colossal, cioè hanno speso proprio dei budget allucinanti per farle e hanno avuto anche un ritorno economico disumano. Cioè, mi viene un esempio: la parodia pornografica di Pirati dei Caraibi. Ha fatto l'ira di Dio quel film. Ma anche Star Wars. Esatto. La parodia di Guerre Stellari. Hanno dei numeri incredibili e ce ne sono a bizzeffe. Comunque, rimanendo in tema di film per adulti, di film porno, in Giappone è diventata meme questa cosa di avere i cubetti, i pixel sopra insomma alle parti private, ecco. Ai genitali, dai, si chiamano genitali, diciamolo così. Ecco, questa cosa ha una spiegazione sia psicologica che economica. Quale vuoi sentire prima? Quella economica, perché mi piace il soldo e voglio sentire la questione economica per prima. Ok, il motivo economico per cui i porno in Giappone vengono censurati è letteralmente un pararsi le chiappe, perché la vendita e la distribuzione di materiale osceno, sia esso disegnato, animato o filmato appunto come in questo caso, comporta una multa salatissima, mi pare tipo 20.000 euro, equivalente in yen insomma, e fino a 2 anni di prigione. E questo ci porta anche a un piccolo aspetto della questione, che io l'ho scoperta tramite appunto i vari manga che ho letto. Il fatto che la produzione pornografica senza censure è molto in mano alla Yakuza, alla mafia giapponese, perché loro tramite canali a umma sotto da banco riescono a far circolare questi film senza ovviamente tassazioni e robe varie. Poi certo, ci sono anche degli aspetti ancora peggiori sulla questione, ma non mi pare il caso ora di parlarne. Ci dissociamo. Sì, assolutamente. La mafia è solo italiana. E comunque questo ci porta anche all'aspetto psicologico che ti avevo accennato prima, che è un po' il motivo per cui l'ecchi, abbiamo detto prima, è così popolare. Il vedo non vedo. In pratica la censura posta strategicamente in quei punti lì porta a far lavorare anche l'immaginazione di chi guarda. E i giapponesi di fantasia ce l'hanno, proprio in questo mondo ne abbiamo viste di cotte e di crude. Cioè, si vede qualunque cosa, dalle cose più divertenti le chiamerei, alle cose un po' più atroci, alle cose un po' più cos'è quella roba lì, è ancora lì, è lo? Esatto, esattamente. Cioè, a me vengono in mente vari esempi. Nel mondo degli hentai si sta parlando, per esempio, la cosa più comica che mi viene in mente è Tentacle Rape. Io non ho mai capito quella cosa, è stupido.
morbidissima. Ma in realtà il tentacle rape c'ha una sua origine, in realtà risalente a molti molti anni addietro. Si parla di quasi tipo 300-400 anni fa. In pratica in alcune pitture venivano rappresentate queste donne, ovviamente nude, che te lo domandi a fare, prese di mira da questi tentacoli, da questi polipi. Ah, e loro hanno continuato a farci le loro cose zozze da falegname in solitaria, sì, guardando donnine prese da polpi. Che spoiler, sono rappresentazioni per i peni. Ma pensavo fosse abbastanza ovvio, sì, non l'ho neanche detto. Chiaramente quello. E anche un po', diciamo, richiama anche il mondo BDSM. Sai che sì, effettivamente non ci avevo mai pensato, però è vero. Cioè tutta la cosa di essere legati, quelle cose lì, è un po' un richiamo. Per noi sono le corde, tutti quegli affari, i legaci. Per loro sono i tentacoli dei polpi. Sono strani i giapponesi, capiteli. E qui rientra in gioco la nostra preferita donna pollo, Paru Itagaki, l'autrice di Beastars. Perché? Perché, come abbiamo detto in quell'episodio che dovreste andarvi a recuperare, prima di realizzare Beastars, che è stata poi la sua opera maggiore, che credo non sia ancora conclusa ma dovrebbe mancare molto poco, aveva lavorato a fumetti per adulti a tema furry. Sì, che anche quella è un'altra cosa che non riesco a capire, come cavolo fa la gente a provare pulsioni sessuali vedendo degli animali antropomorfi che fanno le cose zozze. No. Giapponesi. Vabbè, in realtà la cosa dei furry è molto più diffusa, anzi forse paradossalmente più diffusa in Occidente che in Oriente, e infatti per determinate cose è stata anche criticata la signora Pollo. Io senti, l'unica cosa che si avvicina più al furry che abbia mai visto è il video famoso di Cicciolina, solo quello. Però se questa era la cosa divertente, come abbiamo detto, c'è di molto peggio. Sì, ci sono delle cose veramente atroci. Roba di droga, squartamenti. Sì, nello stupro anche, perché ci sono anche quelle cose veramente brutte che noi ci dissociamo a prescindere con tutto questo mondo. Ci dissociamo. Non si sa mai, perché con YouTube bene farà le mani avanti. Ma non facciamo le Nadia Toffa della situazione e... Sì, tanto che sarà un tema di roba atroci, facciamo un po' di black humor sulla gente morta, ci sta. Vabbè, no, più che altro facevo riferimento a quel famoso servizio delle Iene in cui lei diceva manga vuol dire sesso e sesso vuol dire ragazzine, sì. Faceva sto discorso che non aveva né capo né coda. Sì, in pratica aveva fatto di tutto l'erba un fascio e aveva generalizzato tutto quello che era il mondo dell'hentai. Sì, esattamente, aveva preso piccolo mondo dell'hentai e lo aveva fatto diventare il mondo del manga in generale, che non è così. Ma anche rimanendo nel mondo dell'hentai, no, ci sono delle opere che si concentrano molto sulla trama e anzi hanno delle trame veramente molto belle. No, no, assolutamente. Ora, mi viene in mente Emergence, tanto che si parlava di robe un po' pesanti. Oddio. Effettivamente succedono delle cose bige, ma bige davvero nella trama di Emergence. Che tra l'altro adesso si chiama Metamorphosis, perché l'autore ha cambiato il finale, ha aggiunto delle tavole e in teoria, se non mi ricordo male, ha aggiunto quel flashback, no flashback, ho sbagliato, scusami, quella visione di lei che ha la vita normale invece caput. Però è una bella opera, secondo me è veramente una bella opera. C'è una trama molto interessante, tocca dei temi molto pesanti, però lo fa anche abbastanza bene. Sì, sì, assolutamente. Perché parla della discesa nella droga di questa povera ragazza che poi è costretta a prostituirsi, viene assalita dal padre. E parlano anche di una parte nera del Giappone. Esatto. Che solitamente noi lo vediamo sempre tutto colorato, divertente, carino, ma purtroppo anche queste situazioni orrende. C'è però anche un altro lato della medaglia. E non so, mi fa strano definire le mie palle l'altro lato della medaglia di Emergence. Che detta così suona molto strana. No. Spieghiamo che le mie palle è il titolo di quest'opera. Perché se no la gente dice questo che cazzo sta parlando delle sue testicoli, mio Dio. Contestualizziamo, le mie palle è il titolo di un'opera. Esatto. Ed è anche un'opera molto, molto bellina, molto divertente, che vi consigliamo tantissimo. In sostanza mi viene da ridere solo a spiegare la storia. In pratica c'è questo tizio che dopo una festa, ubriaco, si mette a pisciare in un cespuglio. Inspiegabilmente viene sigillata nella sua palla destra, mi pare, la regina dei demoni, una cosa di questo tipo. E per sconfiggere la regina dei demoni e per non farla resuscitare nel mondo terrestre e per evitare quindi la fine del mondo, non può venire per un mese. Sì, praticamente
deve fare il monaco di clausura mettersi la cintura di castità appena mesata sto tizio. E non credete che sia facile, perché gli succedono di tutti i colori. Gli succedono di tutti i colori perché chiaramente le sottoposte della regina dei demoni provano a fargli fa zuc zuc in tutte le maniere possibili. Sì, che poi è una cosa comica, però il tema importante è il fatto di resistere, la resistenza, il sacrificio, che è anche un bel tema. Sì, il sacrificio per il bene superiore. Poi certo, stiamo parlando di sacrifici per il bene superiore in uno che non si può fare le pippe, però... Sì, poi in un contesto sessuale assurdo, ma va bene. Il tema comunque è quello ed è interessante lo stesso. In realtà un'altra opera che, non so, ci sentiamo di consigliare, questo qui non so se è un vero e proprio angolo del consiglio, però diciamo che intanto ve ne parliamo, poi starà a voi decidere se guardare o no. Sta a voi darvi all'alta falegnameria, in sostanza. L'opera in questione è Beeble Black. Cavoli, Beeble Black è veramente bello. A me è piaciuto tanto. Ma anche a me, cioè, c'è di trama e ti dirò, a me piace tanto anche a livello visivo. È veramente disegnato bene. Per essere una roba di quando? 20 anni fa ormai? No, è del 2005? 2006, mi pare. 15 anni fa? Non molto meglio. Però mi fa troppo strano pensare al 2005 come 15 anni fa. Cioè, era l'altro giorno. Sì, effettivamente era l'altro giorno, però è passata una vita. Mazza che vecchi di merda. Porca troia. Esatto. E pensando a Beeble Black, mi viene in mente anche la quantità di recensioni positive che ha avuto quest'opera, anche a livello proprio grafico. E qui mi viene da pensare, di conseguenza, ad autori pornografici o erotici che hanno fatto dei loro disegni un'arte. Mi viene in mente, per dire, Kisaragi Gumma nel mondo giapponese o Mino Manara nel nostro mondo occidentale, nella nostra Italia. Nel nostro mondo. Sì, nel nostro mondo, nel nostro mondo. L'irriprensibile Manara. Sì, esatto, proprio lui, quello che ha lavorato ad Adrian, che poi in realtà non ci ha lavorato. Un casino, ma vabbè, Adrian lasciamolo da un'altra parte. Però un pochino ci rientra in questo settore, Però... Però vorrei dedicare ad Adrian un episodio intero. Sì, no, lo faremo. Te la butto là. Voglio un episodio intero su Adrian. Ci sto. Mi sembra il caso, perché nonostante sia passato quasi un anno dalla sua fine, merita ancora. Comunque sia, tornando a Manara e Gunma che ho appena citato, vi consiglio di guardare le loro opere, perché veramente sono dei capolavori. Uno nel mondo dell'erotismo e uno nel mondo dell'hentai. E a questo punto direi che siamo arrivati alla fine anche di questo zozzo episodio. A questo punto potete rimettere le mani sopra alla vostra scrivania e magari mettere un mi piace a questo video. Potete anche scriverci un commentino sotto questo video per farci sapere se il video vi è piaciuto, però come si suol dire è difficile scrivere con la mano sinistra. C'è chi ci riesce, Vabbè. Anni e anni di esperienze. Riusciteci e fateci sapere cosa ne pensate, perché potenzialmente questo video potrebbe essere bloccato per, insomma, per i minori di 18 anni. Sì, esatto, è probabile che ci saranno dei blocchi al riguardo. Io spero di no. Però noi mettiamo, come si è detto prima, le mani avanti. Per il resto vi ricordiamo, come abbiamo fatto all'inizio, di seguirci sia su Instagram che su Facebook per rimanere aggiornati sui nuovi video che usciranno, e anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per sapere quando uscirà un nuovo episodio del nostro podcast. Detto questo, grazie per essere passati, grazie per aver visto il video fino a qui e ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao ragazzi! Ciao!